Carissimi amici della Prodotomia, buona domenica. E qui manca male perché oggi infatti sono venuto in montagna questo weekend, perché magari il prossimo non posso più andarci, perché a sapere cosa succede. Queste restrizioni che io non voglio in questo modo giudicare, io sono, come voi sapete, stato vittima di questo virus, a Dio piacendo l'ho passato in maniera, come si dice in termini medici, mild, cioè senza avere grandi complicazioni, ma è stato un fastidio non da poco, è stata una vera seccatura e quindi è giusto proteggere le fasce più deboli. Io ragiono così, non guarda che sto cercando soltanto un oggetto che poi mi sarebbe dalla statura. Io non credo che, non sono assolutamente un negazionista, anche perché ci mancherebbe ancora. Sono stato di quelli della prima ondata, quindi non c'è niente da negare, cioè il virus c'è e anche a quelli che come me, che sono tra virgolette giovani e forti e non hanno grandi rischi di mortalità, dà un fastidio che per me è stato secondo soltanto la mononucleosi contratta in età adulta, che è stata veramente fastidiosa. Cosa dire? Quindi siamo in una situazione di incertezza. Speriamo, insomma, con il buon senso di tutti, sperando che basti, sperando che questo governo non inventi provvedimenti duri ma inefficaci, ma che lo faccia in maniera efficace. Non do giudizi politici in questo momento, do giudizi tecnici, nel senso che anche dico, io voglio un governo che mi dica: bene, tu devi fare così, ma avrai un risultato. Cioè, a me sembra che a livello governativo ci sia un po' di confusione, cioè prima ti dicono che non fanno il lockdown, adesso ti dicono che il lockdown forse lo fanno, solo la sera, alle 8, alle 7, ragazzi, voglio dire, abbiamo avuto mesi per prepararci, per acquistare farmaci, per acquistare vaccini e non ci sono, e la Svizzera è presa d'assalto da italiani che vanno a cercare un vaccino antinfluenzale. E qui chiudo la parentesi perché sennò mi incazzo, mi scuserà il mio amato pubblico se ho usato una brutta parola, perché veramente è intollerabile che nel 2020, quasi 21, un vaccino antinfluenzale banale non si trovi, perché giustamente lo vogliono fare tutti. E lo Stato in 7 mesi non ha pensato di, ma non va bene così, va bene così. Non ne attacchiamo nessuno, siamo tutti uniti, battiamo questo virus e poi finalmente facciamoci un po' gli affari nostri, perché, e pensiamo alle altre malattie, perché tra l'altro non è che ci sono questo virus. Comunque, vabbè. Chiudo la parentesi. Oggi come possiamo chiamarla questa rasatura? Una rasatura alla velocità della luce? E già, perché oggi proviamo quello che ero curiosissimo di provare, ho acquistato una serie di saponi della Pinnacle Growing, se non so l'inglese per me, non è, eccolo qua, The One, questo è Flash, quindi una natura rapidissima, in realtà sarà lenta, e quindi una natura, anzi chiamiamola così, una natura unica, no? The One. E con il suo dopo barba, e siccome è una rasatura unica, rispolveriamo il nostro amatissimo One Blade Genesis, eccolo qua, un gioiello One Blade, una sola lama, che è la sua Feather, eccola qua, che adesso andiamo a montare
Questa lama, come vi ricorderete, quando ho recensito il rasoio, è a incastro, no? Quindi lama dura, lama rigida, lama potente, quasi da cutter, che si incastra, vedete, in questo prodigio dell'ingegneria pogonotomistica, tac, eccolo qua, One Blade Genesis, che con tutto il rispetto per gli altri One Blade è un'altra cosa. Io ho provato anche gli altri, non è che hanno nulla a che vedere, è un'altra roba, cioè, sia come materiale, tutto quanto, ma anche come resa, cioè non è che, va detto che la differenza di prezzo, che è molto alta in questo caso, ha un perché, ecco. Allora, io ho messo bagno qui nella ciotola del nostro carissimo amico Rocco un vecchio pennello, vecchio, ma 2 o 3 anni, che avevo acquistato da Extra Cosmesi, che tra l'altro ha perso qualsiasi brand, quindi rosso, però, perché ho usato rosso flash, rosso tasso e maiale, no? Perché? Perché ho pensato a un tasso e maiale? Perché qua stiamo parlando di un sapone al tallow, al famoso tallow, che non è altro che il sego. Eccolo qua. Qua vedete che nel famoso inci, dove c'è scritto, comunque c'è il tallow. C'è il tallow sicuramente da qualche parte. Secondo me c'è il tallow. Magari mi sto facendo una figura di merda di quelle clamorose, ma mi hanno detto così e io ci credo. Tallow, eccolo qua, tallow. Credetemi, eccolo qua. E si vede dalla consistenza. Il profumo è delicato, un po' si sente il tallow, però non fa schifo, eh. Cioè non è un odore invadente. Guarda che bella la flash. Chissà come mai sono ispirati a Barry Allen. Eccolo qua. Barry Allen che poi uno dei tanti flash, poi i puristi mi diranno ma no, ma c'è anche un altro flash. Barry Allen. Allora, iniziamo la rasatura, sciacquandoci il viso. E andando a prelevare con vigore, perché un sapone non morbido, eh? Cioè è una pasta di sapone, ma non è così cedevole. Il nostro sapone con il tallow, anzi, e ci vuole una setola per prelevarlo in ciotola. Vedete che non è che è proprio così facile. Ci vuole una setola coriacea. Ok, penso di averne prelevato abbastanza, spero almeno. Vediamo, faccio scorrere un po' d'acqua calda e intanto con la ciotola di Rocco iniziamo il montaggio. Beh, è diverso dai vegetali, noi siamo dei vegetali, ma questo qua è diverso, è molto più mordace, non so come spiegare, non è... Cioè, alcuni vegetali neanche devi aggiungere acqua. Qua, vedete, e allora aggiungiamo. Già meglio, vedete? Però questo qua protegge, secondo me. Pennello super rodato, perché ripeto, avrà... Mi sembra che sia un ciuffo, se non erro, Zenith. Se non erro, eh. Che si era fatta fare Extra Cosmesi. Ma posso sbagliarmi. Ecco qua che inizia un montaggio già più... Eccolo lì, l'acqua fa la differenza qua, eh? E attenzione, un pelo d'acqua in più può rovinare un montaggio.
La mia felpa verrà sicuramente massacrata, ma io la laderò. Felpa perché in montagna caldo non fa. Ecco qua. Facciamo un montaggio quindi un poco liquido, proprio per evitare tragedie, ma con un accorgimento che ho scoperto, che poi non è che ho scoperto, cioè sotto là sotto il mento, in modo che il grosso. Allora, chiaramente non c'è niente da fare, il tallo si sente, ecco, e come si risente. Mi spiace per gli animalisti, che capisco, ma il risultato del montaggio è molto protettivo. Lo si sente già dal primo montaggio, denso. Cremoso, ma voi mi direte, ma anche i vegetali, ma una cremosità diversa. Quasi si appiccica alla pelle. The One, profumazione elegante. Io inizio già a un po' pulirmi perché sapete il tallo qui non è mica pizza e fichi. Allora, One Blade, forza. Bascula. Usa bascula. Genesis. Porta via la barba i due giorni in maniera, come sempre, agevole, anche se il tallo o questo sapone, che io credo che sia dovuto al tallo, però magari è un altro ingrediente, protegge così tanto che anche il rasoio necessita di più passate. Che mi sarei macchiato, era prevedibile, ma spero di riuscire a rimediare. Ecco qua, prima pasta andata, molto bene, sciacquiamo il viso, e andiamo con la seconda manche. The One, Pinnacle Growling.
mi sciacquo un attimo le mani. E iniziamo l'obliquo e il contrappeso. Qui in seconda passata il pennello, sì, il rasoio pattina, palla da biliardo proprio, sul suo panno con sottostante ardesia. È un ottimo prodotto questo rasoio, eh. Chiaro, costa. Non posso certo biasimare chi mi dice, ma guarda, io sinceramente non ho la possibilità economica di acquistarlo. Si può fare lo stesso risultato con rasoi molto meno cari, però questo è molto, chi può, insomma, secondo me un pensiero ce lo deve fare. Se non ricordo il prezzo, ma non è basso. Mentre sommato convenienti sono questi saponi Pinnacle, che si trovano sul loro sito Pinnacle. Basta cercare su Google Pinnacle Razor, Pinnacle Shaving, e io ne ho trovati alcuni, ne avevo presi 5 in offerta, after e sapone a 30 sterline. E tutto sommato, per la qualità che sto riscontrando, è tutto buon pagato. Per chi ovviamente non ha niente contro il tallo, perché poi c'è gente che mi dice: no, tu non devi usare il tallo perché il tallo è derivato da grasso animale. Sì, certamente, così come ci sono i vegetariani, io li rispetto, però io uso scarpe di cuoio, mangio le bistecche e uso anche quando posso il tallo, nel rispetto di chi non lo fa. Attenzione, nel rispetto di chi non lo fa. Non li sfotto, perché sarebbe veramente una idiozia. L'etica è individuale e va rispettata. Ottimo. BBS, signori, il nostro One Blade Genesis non ci ha tradito. Sciacquo viso, e andiamo a tamponare e a valutare una cosa che io non faccio mai, però stavolta, visto che c'è di mezzo questo tanto discusso tallo, lo faccio, che è il post. Io non sono mai, cioè io non credo nel post, sono dicono, ah, com'è il post, com'era il post, io sono, generalmente non è incredibile come lasci la pelle bella grassa, non so, grassa ma nel senso buono, cioè bella nutrita, ecco. E, ripeto, io apprezzo, ho tantissimi saponi, anzi quasi tutti vegetali, questo devo dire che mi soddisfa. Guarda quanto è rimasto, guarda che la consistenza, che è diversa dal vegetale, che niente da fare. E anche per togliere la ciotola non è così facile, perché si appiccica, devo usare acqua caldissima.
il grasso animale. Bene, non ci resta che testare il nostro after. Che qualcuno dice che somigli vagamente a un prodotto di Dolce & Gabbana, ma io non ho mai acquistato profumi di quella marca, quindi non vi so dire, però è gradevole ed elegante. Non so la persistenza quale sarà, non brucia, elegante, particolare, un po', forse un po' speziata addirittura. Molto bene. Allora, vecchio, tra virgolette, ma non vecchio, pennello, tasso maiale e una combinazione, questo manico rosso, l'ho scelto per l'abbinamento al rosso. Combinazione tasso maiale sempre gradita, perché è un pennello che chiaramente unisce le qualità del maiale, quindi la durezza, alla morbidezza del tasso, un compromesso che però va molto bene per una savona del genere. Eccolo qua, guardate che bel ciuffo, già rodato, già strausato, però guardatelo un po', che carino. Il rasoio, guardate, io sono quasi imbarazzato a parlarne bene, perché come è l'ovvio, One Blade Genesis con la sua supporto ad hoc e la lama Feder apposita, è l'unico difetto del suo rasoio, che deve avere le lame sue. Qualcuno dice, ma non è un rasoio tradizionale, ma io non lo so se lo sia o non lo sia, un rasoio inciampato, però è una meraviglia dell'ingegneria poligonotomistica e insomma costa caro, ma vale il costo secondo me, cioè per chi ama questo genere di innovazioni, diciamo così. Guardate come bascula. Il set Pinnacle Growling, scusatemi, mi scusi, non è come si chiama Pinnacle, che io non ci capisco e non riesco neanche a leggere, perché è scritto così piccolo. Grooming, eccolo qua, grooming. Questo The One, sapone al tallo, molto performante, aftershave molto elegante e piacevole da avere in viso, quindi a un prezzo tutto sommato contenuto. Bene signori, io vi saluto, mi auguro che non succeda niente di drammatico in Italia. Esorto tutti come sempre a fare il massimo, ognuno per il suo, per limitare questo maledetto virus che mi ha fatto incazzare, perché già una volta l'hanno preso e non voglio mi prendere la seconda. Quindi mascherine, tutto quanto, gel, lavatevi le mani, perché questo è infido, perché non è tanto la letalità che colpisce soprattutto gli anziani, la letalità, attenzione. Ma io mi sono fatto 2 settimane di quelle che, pur non avendo problemi respiratori, mi ha fatto tribolare, che non vi dico. Quindi state lontani e dico a chi ci governa, buon senso, non andateci a chiudere in casa quando bastano cose intelligenti, secondo me, per limitare perlomeno questa ondata che pare che sia no, galattica. Non voglio essere qua a suggerire da una pagina di rasatura cosa deve fare un governo, però cerchiamo di non passare dal nulla al tutto, cerchiamo di rispettare il cittadino, cerchiamo di limitare i danni senza andare a calpestare in maniera eccessiva certe libertà che non hanno senso. Voglio capire chi è che si avvantaggia, ad esempio, di una chiusura dopo una certa mezzanotte, dico, per dire, cioè, magari nel weekend. Comunque non voglio, cioè, ci casco ogni tanto, ma evitiamo la politica. Buona barba a tutti, buona domenica a tutti e ci vediamo magari prima di domenica prossima, magari per un caffè. Ciao a tutti.